a creare un modello di interazione. Quindi l'altra cosa importante del modello ecosostenibile è appunto quello della comunicazione, e su questo passo la parola a una comunicazione di tipo ufficio stampa e poi a una comunicazione di tipo web. Allora, io sono Rosana Romano dell'agenzia Milanbo. Il vantaggio che ha l'associato a Donne di Carta è che l'agenzia mette a disposizione dell'associato la sua professionalità, nel senso che al di là dei servizi redazionali come l'editing, correzione di bozze, diciamo, il piccolo editore ha il grande problema di visibilità. Come ufficio stampa io metto a disposizione il servizio appunto di ufficio stampa per comunicare gli eventi dell'associazione, ma anche per curare tutta la promozione dell'editore associato, nel senso che l'editore ha... Nel senso che è importante distinguere i due piani. Quando lei diceva giustamente l'ufficio stampa è al servizio dell'associazione, significa che gli eventi pensati e organizzati dai membri dell'associazione avranno la sua competenza come cassa di risonanza. Questo. Quando all'interno dell'associazione c'è un singolo editore che ha necessità di avere un servizio specifico su tutte le attività che l'Agenzia dei Servizi Editoriali svolge, che vanno dalla valutazione dei manoscritti fino a... allora è chiaro che l'autore o comunque l'editore che è associato avrà un trattamento particolare, che poi non stiamo qua a quantificare in questo momento perché dipende ovviamente dal tipo di servizio. Quindi avere dentro l'associazione un ufficio stampa che è dell'associazione, quindi tutto ciò che nasce come associazione sappiamo che ha un ufficio stampa, e per noi significa molto. Dai due e l'intervista è stata fatta a Sandra che dalla sua oggi pomeriggio. Quindi significa che siamo già partiti, e questo grazie a Rosanna, appunto, nel senso che l'aggancio con la RAI, la trasmissione è stata giocando su Rai 2 alle 2:30 oggi è stata mandata in onda contemporaneamente, mandando anche adesso dalla registrata, non fa niente, ce l'ho io la registrazione. E no, non ho avvertito nessuno, è vero, questo è stato il difetto. Lei ha preso l'aggancio, ha fatto tutta la pratica per arrivare alla trasmissione, io ho fatto l'intervista. Dopodiché a noi serviva che passasse comunque per radio il messaggio che stasera, oltre a Caro Figlio eccetera, ci fosse la presentazione dell'Associazione Donne di Carta. Su Io Donna è uscito non un trafiletto a caratteri cubitali che si presentava alla rassegna Più Libri Più Liberi, il libro nuovo audiolibro di Caro Figlio e l'Associazione Donne di Carta. Non so quanto sia contento Caro Figlio di essere sempre associato a questa cosa, però significa che appunto ancora questa è l'importanza di un ufficio stampa, cioè di far esistere gli eventi, non perché gli eventi nella realtà non ci siano. Sappiamo benissimo che la notizia serve a essere un po' gonfiata o comunque a essere canalizzata il più possibile perché arrivi a tanta gente e trattata. E quindi adesso la giornalista web è uscita. Allora, buonasera, io sono Monica Maggi. E giornalista da diversi anni, e da quando è arrivata internet scrivo per molte testate web, alcune nate spontaneamente, altre che sono diventate la derivazione web di testate già esistenti, quindi l'Espresso Online, Donna Moderna, Linus che ha un suo blog, Affari Italiani, dimentico sempre qualche Digital Life. Mi occupo della comunicazione in genere, ma soprattutto della comunicazione in rete. Quindi sono nella scuderia di Donne di Carta perché il mio lavoro si svolge prevalentemente davanti a un computer e con le parole. Quindi
ormai ho questa abitudine di trattare quello che è la notizia e di riversarla immediatamente a una velocità che a volte supera quella del classico ufficio stampa. Infatti l'ufficio stampa, eccolo qua, io ho la comunicazione in rete che è veloce ed è estesa anche ad altre realtà, quindi non è soltanto l'articolo su Donna Moderna, la segnalazione del libro o la segnalazione dell'iniziativa, dell'evento, ma è anche la recensione. Allora, quello su cui mi sto specializzando ultimamente è la segnalazione e la recensione dei libri che ritengo degni di lettura o comunque meritevoli. È una cosa, tra l'altro, che mi permette di... non è la classica recensione, quello che io faccio, al di là della comunicazione degli eventi, di Donne di Carta, eccetera, è la segnalazione del libro legata a un fatto di costume, a un evento di cronaca, a un argomento che va trattato anche sotto altri aspetti. Faccio un esempio. Mi è arrivato un bellissimo libro su un fenomeno un po' scottante, ma che è partito da fuori Italia e sta arrivando anche da noi, cioè la realtà di questi studenti e studentesse che, per sostenere il duro mestiere dello studente, ma non solo, anche per darsi qualche vizio, qualche capriccio in più, fanno l'antico mestiere, il più vecchio mestiere del mondo, ci siamo capiti quali. Al di là della recensione, perché il libro è bellissimo, a questo io normalmente collego anche un'indagine, una serie di interviste, proprio per rendere l'articolo più leggibile della sola e unica e un po' sterile recensione. Creo anche dei gruppi, come quello all'insaputa dell'editora che mi ha detto: mannaggia a te, mo mi dai un altro lavoro da fare. Ho creato su Facebook il gruppo Donne di Carta e quindi attraverso Facebook e su Facebook trovate, se andate, anche la segnalazione di questo appuntamento di stasera. Quindi tutto ciò che può andare su carta, può andare sugli schermi della televisione o su radio, io mi occupo invece della divulgazione in rete, quindi recensioni, ribadisco, ma recensioni a tutto tondo. Perché io dico la verità, leggo molto più volentieri un articolo con la segnalazione alla fine del libro che la sola recensione del libro, perché spesso dico: fallo leggi a me, fammi dire a me se vale la pena o no. Basta. La rappresentante delle librerie. Buonasera, sono Stefania Moraglioni della libreria Libermente. Allora, per quanto riguarda un discorso associativo, c'è da dire questo: le piccole librerie indipendenti, come la mia e come moltissime librerie in tutta Italia, hanno un grandissimo problema, quello di stare sul mercato e quindi di riuscire a fronteggiare la concorrenza delle grosse catene. La concorrenza si fronteggia ovviamente creando una serie di eventi all'interno della libreria, perché non possiamo permetterci di avere sugli scaffali tutto quello che hanno le catene più forti, per un problema economico, anche per un problema di spazio, molto semplicemente. Gli eventi che si organizzano normalmente nelle librerie rimangono però un po' isolati. Allora, si organizza la presentazione con l'editore X, si fa la promozione, vengono chiaramente gli amici dell'autore, gli amici dell'editore e gli amici del libraio. Non si esce da questa catena, si rimane fermi lì. Allora, tramite invece un'associazione di questo tipo, che collega tra di loro editori, librai, stampa, visibilità e soprattutto lettori, perché appunto l'obiettivo poi è quello di arrivare al lettore attraverso gli eventi, permette alle librerie di far parte di una struttura più grande, di far sì che il singolo evento non rimanga un evento isolato, ma sia parte di un discorso ben più ampio, che ci possa essere una programmazione di respiro più largo, quindi si possano fare delle programmazioni, non dico annuali, ma almeno semestrali. Non si sta mese per mese a dire cosa mi invento oggi per fare incasso, perché l'affitto va pagato, e quindi si riesce innanzitutto a essere meno isolati e far circolare molto di più il nome della libertà.